Piazza Castello ha ispirato generazioni di skater. Su YouTube è possibile trovare video addirittura di 14 anni fa, quando c'erano le stelline al posto dei like. Non mi stupirebbe scoprire che la scena torinese la utilizza da quando lo skateboarding si è diffuso in Europa, negli anni 80-90. Sicuramente quell'edge e quello stairset ne hanno vista di storia. Oggi sono qui con Darius, uno skater di nuova generazione, un teenager insomma, che sta crescendo giorno dopo giorno. Io lo conosco da un annetto e ha fatto una trasformazione incredibile. Ed è affascinante pensare che mi abbia chiesto di skateare proprio qua, in Piazza Castello, uno spot che è rimasto un punto di incontro nonostante la nascita di moltissimi parchi in città. Fermi un secondo, lo so che vi stavate prendendo bene, ma settimana prossima, giovedì, escono le mie magliette. Quindi, mettete da parte i soldini che ci sta il drop. Buona continuazione. C'è anche da dire che spot come questo non se ne trovano facilmente. Un flat estremamente smooth e delle scale non troppo alte, quella giusta altezza che fa risaltare i trick ma ti permette di farli sia in salita che in discesa. La piazza è la più importante della città e si trova in pieno centro, forse questo è il suo unico difetto. Nonostante gli skater l'abbiano conquistata entrando nelle grazie delle forze dell'ordine, è assalita ogni giorno dai passanti, che usano le scale per sedersi, occupando puntualmente le linee degli skater. Senza entrare nel merito dei Maranza, è un punto di ritrovo incredibile. Fortunatamente basta non dargli corda e comunque la piazza era abbastanza libera quando Darius ha deciso di provare la sua line. Ollie up, nollie flip e fronzy flip down. Incredibile, veramente un livello alto. Complimenti, Darius. Let's go! Fuck yes! Allora, che è un attimo tosto, gliel'ho chiesto. Ho chiesto subito, cazzo.